rubato il defibrillatore installato all'interno della stazione ferroviaria di Arezzo. Il defibrillatore automatico DAE era stato donato grazie ad un'iniziativa privata alla quale avevano preso parte la cooperativa Taxi di Arezzo, i dipendenti delle ferrovie ed infine tutti gli esercizi commerciali che insistono in Piazza della Repubblica e dentro la stazione stessa. Il defibrillatore era stato installato lo scorso 4 maggio nel salone principale della stazione, accanto ad una delle porte che insistono sul primo binario, proprio davanti all'edicola. La teca che lo conteneva all'armata adesso è vuota. Purtroppo noi ce ne siamo accorti solamente ieri mattina in un passaggio che facciamo frequentemente qui all'interno della stazione e abbiamo visto che era vuota la cabina dove conteneva il defibrillatore. Abbiamo subito avvertito la polizia, la Polfer, ha controllato le immagini degli ultimi giorni, ma purtroppo la telecamera è coperta anche da una colonna, non riprende bene, riprende solo parzialmente un angolino della scatola del defibrillatore, dunque non sono riusciti a vedere niente. È una scatola allarmata che al momento che apri, perché deve essere apribile in tutti i momenti, che apri suona anche in maniera forte, dunque probabilmente è stato rubato di notte dopo l'ultimo treno che arriva a quarta luna. Da quell'ora fino alle 4 la stazione a volte frequentata zero, a volte c'è persone di passaggio, però probabilmente è stato rubato in quel periodo lì. Un fatto bruttissimo, perché qui il defibrillatore è stato messo appositamente perché serve alle tante persone che frequentano la stazione, ai cittadini che frequentano la parte bassa della città. Dunque rubare un oggetto del genere che salva una vita è una cosa orribile, secondo me. Gli operatori della zona avevano anche frequentato un corso presso la Misericordia di Arezzo per essere così in grado di utilizzare il defibrillatore. In questo momento ci sentiamo spiazzati, vediamo e vedremo di fare il possibile per ricomprare un defibrillatore, anzi se c'è qualcuno in ascolto, qualche azienda, qualcuno che vuole omaggiare la stazione di defibrillatore, siamo ben contenti.